arrivato invece il momento del nostro caffè con il momento in cui ci prendiamo, ecco, sento la caffettiera che inizia a sfrigolare un po', a far sentire quel suo rumore, ma soprattutto sentiamo il profumo del caffè. Oggi abbiamo un ospite a cui devo dire siamo molto legati, sono molto legato io personalmente per tante ragioni affettive e familiari, ma soprattutto come Telebari, devo dire, come famiglia di Telebari siamo molto molto legati, a Nicola Simonetti. Buongiorno. Buongiorno. Allora, Nicola Simonetti è un medico, divulgatore scientifico, a lungo molto legato anche a Telebari, lo dicevamo, perché proprio su Telebari, insomma, per tanti anni ha parlato di medicina, ha parlato di salute attraverso una rubrica, una trasmissione che lui stesso conduceva, che ha condotto per tanti anni, insomma, veramente una persona, un grande riferimento per la salute in questa città. Nicola, prima di iniziare a raccontarci tu anche un po' come ti sei avvicinato a tutto questo mondo, e io vorrei dire una cosa, un piccolo particolare. Io mi ricordo che la prima volta in cui ci siamo incontrati da giornalisti, perché poi io ti conoscevo da tanti anni come medico, come collega, perché anche mio papà era medico. Io conoscevo il tuo papà. E infatti. Era un medico meraviglioso. Grazie. E infatti io proprio per quello dicevo, quando ci siamo invece incontrati per la prima volta, in cui io non ero più il figlio di un medico che conosceva il collega del proprio papà, ma ti ho conosciuto poi come giornalista, mi ricordo una prima cosa che mi hai detto, io, professor Simonetti, Nicola, mi devi chiamare Nicola. Ed è stata una cosa veramente bella, perché poi per un ragazzo giovane, insomma, trovare una persona con la tua autorevolezza, con insomma, rispettata da tutti quanti, che insomma... Così vicino, insomma, era un bel segnale. Io voglio presentarti proprio così, perché è questa un po' è la prima immagine, insomma, che ho avuto di te quando ti ho incontrato per la prima volta da giornalista. Però tu sei prima di tutto un medico conosciutissimo, non soltanto qui in Puglia, ma con tantissima esperienza. Come ti sei avvicinato alla professione medica? È stato un amore a prima vista, non è stata un parto travagliato, è nato così, da se stesso, perché mi piaceva molto la medicina. Io ho avuto, ecco, diciamo in questo modo, io ho avuto un amore, e quindi mi sono sposato con la medicina, e l'ho sposata con l'affetto sin da bambino. E poi ho avuto un amante che si chiama comunicazione. Sì, quello è stato il passaggio poi successivo, perché poi, soprattutto in questo periodo, dopo il Covid... È stato tutto un conseguenziale, la necessità addirittura di parlare con gli altri, di dire agli altri quello che sentivo di sapere io, quel poco che sapevo io. Qual è stata la tua prima esperienza poi da divulgatore scientifico? È difficile dirlo qual è stata la prima. Io ricordo che ancora all'università già mi interessavo un po' di comunicazione. E negli anni tu hai visto tante trasformazioni, tanti eventi anche, perché ricordiamo, possiamo parlare per esempio del colera, come tu sei stato anche uno dei primi anche a seguirlo. Hai veramente tante storie che potresti raccontare. Qual è uno dei momenti che più ti hanno colpito poi nel corso di questa lunghissima carriera da medico e da divulgatore scientifico? Beh, hai fatto il richiamo al colera, è stato un momento nel quale ci siamo trovati di fronte ad una bestia feroce che si affacciava ai nostri territori. Non eravamo preparati, indubbiamente, dal punto di vista delle conoscenze scientifiche, e c'era la nostra università che aveva grande potere e capacità di farlo, ma comunque il territorio ovviamente non era disponibile per una epidemia. Però in quel momento la regione, l'assessorato alla sanità della regione
c'era l'assessore Conte, ricordo, si proiettò direttamente nel territorio, fece disponibilità di tutto e si, al livello del ricordo, eravamo lì, arrivarono i primi malati e non sapevamo cosa fare. Noi avevamo un reparto addetto che potesse isolare questi malati, che allora si pensava di un isolamento completo, e allora ci inventammo in uno spazio un reparto e lì mettemmo i primi malati. Ricordo che chiamai i colleghi medici, c'era uno dei colleghi il quale aveva fissato già la partenza per quel giorno per una crociera, rinunziò, e gli infermieri, tutti che entrarono in quel reparto, non uscirono, non tornarono a casa, restarono lì e badammo a tutto noi. Ricordo un sacerdote, Don Mario si chiamava, venne da me e dice: io voglio entrare in quel reparto. Gli demmo un camice e stette in quel reparto. E fu un riportarci di col più in là. Ricordo che, ecco, oggi si parla di medici indagati perché avrebbero coperto un soggetto che era latitante. E il medico non può dare notizie di sé. Ricordo che venne un giornalista che mi chiese, amichevolmente naturalmente, volesse notizie. Mi disse: scusa, io non posso darti notizie, vai dall'assessorato e te le fai dare, noi non le diamo. Comunque nel reparto ci fu tutto un impegno. Poi venne il Presidente della Repubblica, ricordo, e visitò questi ammalati. Imposero dal Ministero, imposero che avesse la mascherina, i guanti. E dissi: no, che mascherina, non c'è bisogno di una mascherina. No, dice: deve portarlo, altrimenti il Presidente non lo facciamo venire. E vabbè, venne con la mascherina. Chi era il Presidente? Gentilissimo, perché nonostante la sua origine napoletana, entrò nel reparto, parlò con i malati, fu tutta una condizione particolare di difesa. E fu isolato completamente il reparto, anche il policlinico fece altrettanto, e si uscì in breve tempo dalla paura che si potesse estendere la malattia. Quindi la popolazione, facemmo vaccinazioni in pochi giorni, facemmo la vaccinazione di tutta la popolazione che veniva di Bari. E vennero in moltissimi. Sì. Avemmo dagli Stati Uniti un apparecchio che si faceva le iniezioni rapide, un apparecchio rapido, e quindi fu una vaccinazione completa e difesa completa. Non ci furono contestazioni, non ci furono no-vax, non ci fu niente. Fu tutta una presa di... E poi, ricordo, la Gazzetta fu meravigliosa, perché denunziò, proprio diventò un fomite di denuncia. E la magistratura fu anche lei di una prontezza meravigliosa, perché grazie a quel momento ci fu un procuratore che disse alla regione: o fate un momento di protezione delle feci che vanno nel mare, oppure facciamo un'inchiesta. E ci fu allora anche la regione, il comune, diventò tutta una comunità
che combattette, molto differente da quello che è stato l'episodio Covid. E nel frattempo vedo dall'altra parte del vetro ci sta il nostro Tiziano Gonnella, che vedo che ricorda anche lui alcune proprio delle parole del presidente Giovanni Leone proprio in quell'occasione. Mi dice questa frase: vedo che ci sono anche delle signorine, disse rivolgendosi poi a un gruppo di giovani. Questo è uno dei ricordi, perché hai rievocato un po' un momento storico, e anzi magari colgo l'occasione, sarebbe anche bello poter tornare proprio a parlare di questo che è stato un momento comunque tragico, tanto tragico, ma insomma anche un momento importante per la storia della nostra città, e quindi come tale andrebbe necessariamente ricordato ancora. Siamo arrivati al termine di questo spazio. Io ringrazio Nicola Simonetti per essere stato con noi. Grazie Nicola. Saluti a tutti gli ascoltatori e a Telepari. Grazie a Nicola Simonetti, grazie al professor Nicola Simonetti per essere stato qui con noi. E invece noi passiamo la linea, sono le 7:34, siamo in ritardissimo, passiamo la linea al nostro Giuseppe Bellino, torniamo tra pochissimo.